Who? Me and her? Bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra... un'altra top 10 film peggio editati di sempre. Spectacular! Spectacular! Non so se sia l'ennesima o se possa essere la prima di una lunga serie, ma ecco a voi scene, a volte anche tutto il film, dove montaggio e post-produzione è proprio mannaggia, guarda! Numero 10, il super scontro finale in Alex Cross. Ennesimo thriller basato sui romanzi di Patterson, in questo caso un prequel sul detective Alex Cross, che arriva alla fine a rendezvous con il crudelissimo Picasso in un teatro abbandonato. E se la cornice potrebbe farvi dire stile, il resto... I colpi partono e arrivano a caso, uno tira un pugno e l'altro riceve un calcio, il frame rate se ne va a quel paese, il concetto di shaky cam viene reinterpretato all'ennesima potenza come una serata brava a base di benzina ascoltando un DJ set di Gabri Ponte. Ho reso l'idea. No, non l'ho resa, e allora guardate la scena nel covo del killer tra inquadrature a caso e quello shot sullo specchio. Numero 9, questa conversazione, Bohemian Rhapsody. So tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet? Produzione travagliata, anni a disquisire di qui e di là sulla resa dei personaggi. Alla fine è un film bene, ma non benissimo. E quello che mi ha fatto stare peggio è l'Oscar al miglior montaggio, che dovrebbe dunque essere perfetto, o quasi. E poi vedi sta scena di dialogo in cui sembra di seguire le tempistiche del combattimento di poco fa. Si vede Freddy, poi Brian, poi un altro cambio, ma tipo inutilmente, a caso, ogni 3 secondi. Ho capito che vuoi rappresentare tutta la band, ma fallo con i tempi giusti. We want more. Every band wants more. Every band's not Queen. E il fatto che si cercasse uno sguardo alla video musicale, dinamico e frenetico, in qualche modo non attacca. Numero 8, il dipinto, ma pure tutto il resto. Manos, The Hands of Fate. Look at this. Spirito di Karim Musa, ti invoco in mio aiuto nel parlare di questa porcheria. Ve lo ricordate tutti questo capolavoro horror degli anni 60? E vi ricordate anche quanto è male? Cosa? Ma il montaggio sonoro, che data l'unica videocamera degli evidenti buchi di audio, scene al buio in cui si vede solo il buio e quindi non hanno senso. Ma forse una delle cose peggiori sono i primi piani del quadro che rappresenta il terribile Manos. Oh Mike, I'm scared. He has the meanest look. Un orribile quadro naif del signor Manos che viene ripetutamente inquadrato, immobile, imbarazzante, a volte per tempi biblici, tipo 19 secondi. 19, ma perché? Ah, giusto, per coprire il minutaggio. Come se io adesso eliminassi la clip e parlassi lentamente. Numero 7, tutte le transizioni, Hulk. Ready room, send in our containment team. Hulk non ha fortuna alcuna al cinema, ma tralasciando il recente disastro con Norton, parliamo di Eric Bana, Ang Lee e della sua idea di cinecomic troppo comic e poco cine. Nel senso che oltre agli effetti invecchiati malissimo, ma vabbè, chi se ne frega, quello che era già uno sterco a suo tempo erano quelle transizioni di movie maker buttate a caso che dovevano rendere l'idea del fumetto dinamico. Ma come puoi rendere più dinamico grazie a un fumetto un film che di base è in movimento mentre il fumetto no? E infatti sono troppo a caso. Andrebbero bene se avessi cercato di imitare un cartone, forse, ma qui si parlava di fumetti. Numero 6 è tutto il film, Samurai Cop. If you have anything against me, then book me. Otherwise, as they say, get the hell out of my face. Se Manos è invecchiato male con i suoi 50 anni, Samurai Cop era già vecchio negli anni 90. Una sceneggiatura degna di Forum e una recitazione peggio di Forum. Le sequenze sembrano unite tra loro con lo sputo. Non è probabilmente stato fatto alcun missaggio della colonna sonora, tipo che le battute compaiono a caso in sottofondo. No, ma poi davvero, l'enfasi e la conseguenzialità delle azioni. Cioè, a volte penso di dover rivalutare Tommy Wiseau e non so se avete visto The Room e se non lo avete ancora visto, per favore, guardatelo, poi guardate questo e ne riparliamo in un prossimo video. We are not an established gang yet. Numero 5, la scena della sala comandi in Battaglia per la Terra. I am honored by your visit, your excellency. Il film è una schifezza per moltissimi motivi. Uno a caso, il suo background veicolare di una filosofia New Age spiccia dettata da un folle pseudo-nazista con manie di controllo. Ma alla fine il montaggio
è ancora peggio. Slow motion come se piovesse, anche quando qualcuno tira una maniglia, taglia a caso tra una scena e l'altra. Davvero, prendete questa scena con focus John Travolta. You must be looking forward to getting off this disgusting excuse of a planet. I just want to do whatever serves the corporation best, sir. Lo so che le prosthetic sono un'altra forma di malevivente, ma davvero, sta scena di dialogo tra gente che parla non inquadrata, rallenti inutile. I primi piani strettissimi, questa sequenza che dovrebbe essere importante diviene importante per capire al meglio come non fare un film. Are you not aware that I graduated top of my class? Quite an accomplishment. Numero 4, ok le esplosioni, ma occhio ai tagli, Transformers 3. Capisco che Michael Bay utilizzi le sue sparatorie esplosioni inseguimenti per montare le sequenze in modo che non si capisca nulla, ma qui è proprio la sagra del chi se ne frega robotico e si passa da piccoli dettagli noiosi a piccoli dettagli riguardo ai Transformers, per i quali teoricamente ho pagato il biglietto. I'm Wang, Deep Wang, Deep Wang. In una scena di dialogo di 10 secondi ci sono 40 inquadrature. Ma manco nella scena della doccia di Psycho! Oh, per non parlare di quando prima una macchina si schianta e poi torna magicamente a posto. Oppure quando magicamente Shia LaBeouf ha in mano un Decepticon nano che scompare un secondo dopo. Vorrei poter parlare di bloopers sparsi, ma tutto il film è così. Numero 3, la scena della staccionata Taken 3. Mari's headed west! Io non so chi voi siate, Audrey Simonot e Nicolas Trembiasevic, ma giuro che vi troverò e vi ucciderò. Perché oltre a farmi citare un meme che non fa più ridere dal 94, siete riusciti a farmi what the fuckare anche sto film in cui Liam Neeson, all'inseguimento dell'ennesimo che troverà e ucciderà, a un certo punto impiega un totale di 10 secondi e tipo 15 inquadrature per scavalcare una recinzione. Ma scavalcare una recinzione non è una cosa di tension, soprattutto se sei un ex killer a pagamento armato come un predator. Ma se invece sei Edgar Wright e stai lavorando con Simon Pegg, beh, ecco lì ti perdonerei, ma solo perché quel film è assurdo. Numero 2, la scena della lavanderia in Domino. Ed, what did you do before you were a bounty hunter? Premesso che raramente ho visto film sconclusionati come Domino di Tony Scott, ma tra l'ammontare gigagalattico di slow motion sexy con la Kira inglesissima del mio cuore e fucili che sparano a rallenti tipo Buddha 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 Buddha, mi chiedo come tu possa voler dare azione a un dialogo in una lavanderia a gettoni in cui i due protagonisti si conoscono meglio sul piano personale. E infatti alla fine sta scena non solo all'interno del film arriva come un taglio a schiaffo dritto in faccia, ma alla fine sembra uno spot di un detersivo in cui in 30 secondi si debbano raccontare tutte le proprietà organolettiche del detergente. Fu lo stesso Scott a dire che non gli interessava far respirare il film e infatti muore di ipoventilazione. Il film. What you looking at, darling? Nothing. Prima di continuare, per favore cliccate la campanella, ho già mal di testa con tutte ste inquadrature a caso, non vi ci mettete anche voi perché più che altro sta arrivando a numero uno. La partita basket in Catwoman. Oh, poveri noi. One on one? Who? Me and her? Dal cinecomic più brutto di tutti i tempi non la scamperemo mai davvero. Tornerà sempre in qualche modo a ricordarci come fare schifo in qualsiasi ambito della vita. E non fa eccezione questa sequenza, perché, giustamente, in un film su Catwoman io desidero ardentemente vedere un montaggio musicale sulle note di Scandalous di Mystique, con lei che gioca a basket nel ghetto con inquadrature e montaggio da street video. No, no, scherzi a parte, ok, Hail Berry spacca, ma qui ci sono fino a 8 tagli in 4 secondi, perché c'avete sta mania? Avete visto Birdman e avete un disturbo post-traumatico da piano sequenza? Can we have a ball back? Allora, ci siamo andati cattivi, ma a volte se lo meritano, perché queste sono proprio di quelle robe che in sala di montaggio devi vedere e dire no, ma che cosa avete in testa? E sembra spesso che più che altro non ci sia quel momento e si passi direttamente al lancio nei cinema. Boh, comunque, cliccate la campanella e ci vedremo al prossimo video.